Abruzzo, dalla terra al mare. Edizione speciale questa sera perché è un'edizione che dedichiamo completamente allo Zafferano di Navelli. Questo perché? Perché domani ci sarà un importante inserto con il centro in edicola che tratterà appunto questo che è definito l'oro rosso d'Abruzzo. In studio con me il sindaco di Navelli Paolo Federico, buonasera, benvenuto. Buonasera a lei. E il presidente del consorzio di tutela Zafferano dell'Aquila DOP, Massimiliano Di Innocenzo. Buonasera, grazie. Sindaco, iniziamo da lei. Navelli e lo Zafferano, proprio cosa significa per Navelli essere la patria dello Zafferano? Beh, intanto credo che sia un motivo di orgoglio e di vanto. Ormai da 800 anni circa, tra i 700 e gli 800 anni, che lo Zafferano è arrivato su quel territorio, quell'angolo d'Abruzzo, dove poi ha trovato una particolare situazione climatica e ha attecchito in modo tale da poi rendere il nostro Zafferano il migliore in assoluto a livello mondiale. È un motivo di vanto perché sicuramente ha dato tanto, continuerà a dare tanto in tutti i sensi, nel senso chiaramente quello enogastronomico per incominciare, gastronomico più che eno, ma anche quello, tutto quello che poi si riesce a fare attraverso lo Zafferano, quindi cultura, storia, tradizioni. Chiaramente noi abbiamo una storia di oltre 1000 anni e la ricchezza e la bellezza del nostro comune è dovuta a gran parte proprio alla presenza di questa spezia importante che insieme all'altra ricchezza dei nostri territori, la pastorizia, ha fatto un po' la differenza di tutto l'Abruzzo aquilano. Ma la stessa città dell'Aquila credo che abbia avuto benefici importanti attraverso questa coltivazione di questa spezia e poi la vendita e tutto quello che poi è il processo produttivo di consumo. Chiaro che Navelli oggi, insieme ad altri 13 comuni che fanno parte della DOP, riconoscimento avuto nel 2004-2005, ha fatto un po' la differenza. Noi siamo orgogliosi come navellesi, ma credo, consentitemi di dirlo con sincerità, siamo orgogliosi per un territorio intero dove si produce questa spezia e chiaramente ci auguriamo che in futuro possa dare tanta importanza ancora di più se consideriamo quello che poi oggi stiamo vivendo, no? Tutto il discorso della pandemia, quindi oggi andare alla riscoperta di prodotti di altissima qualità, di nicchia, di cui abbiamo bisogno, forse siamo andati un po' troppo verso un mondo globalizzato che poi ci ha spinto dove siamo arrivati oggi, e quindi noi ci auguriamo questo e chiaramente da sindaco di Navelli, ma se posso permettermi, senza offendere i miei colleghi tutti del territorio della DOP, non vorrei peccare di superbia, credo che lo Zafferano ha dato tanto, continuerà a dare tanto e probabilmente dal mio punto di vista, ma credo di tutti, sarà la chiave di sviluppo definitivo di questo territorio visto proprio a 360 gradi. Ha fatto bene a sottolineare questo aspetto, territorio, perché si parla sempre più di rete, di territorio, è così, insomma la forza è proprio in questa unione e quindi è giusto. Oggi più che mai dobbiamo fare rete, oggi più che mai dobbiamo fare sinergia perché altrimenti siamo piccoli paesi che da soli non contiamo nulla, invece oggi organizzandoci, lavorando insieme, facendo rete e tutto quello che ne consegue, possiamo forse offrire un prodotto, un territorio intero nella chiave di lettura Oro Rosso d'Abruzzo. Oro Rosso d'Abruzzo. Presidente, come è nato il consorzio e quando? Sì, il consorzio nasce proprio insieme al riconoscimento DOP, quindi dal 2005 è operativo e grazie a questo riconoscimento abbiamo avuto la possibilità proprio di certificare le produzioni che avvengono appunto nei 13 comuni citati dal sindaco sull'altopiano di Navelli fino alla città dell'Aquila, in modo tale da dare una garanzia ulteriore al consumatore. Prodotto certificato significa che ogni singolo produttore deve essere certificato e ogni singola confezione deve riportare il bollino ufficiale DOP, in modo tale da garantire che ogni singola confezione sia di prodotto 100% purissimo, 100% Zafferano dell'Aquila DOP, quindi qualità eccelsa riconosciuta in tutto il mondo. Il consorzio vede insieme più produttori?
Sì, abbiamo la, diciamo, nella galassia dei produttori, insomma, c'è la cooperativa Altopiano di Navelli che fa un pochino da padrone da 50 anni, ma ci sono diversi piccoli produttori anche in altri comuni, anche nella città dell'Aquila, che comunque certificano il loro prodotto e quindi sono autorizzati ad utilizzare il marchio Zafferano dell'Aquila DOP. Il consorzio rappresenta tutti questi i produttori e vuole tutelare proprio il marchio, cioè la denominazione, in modo tale da evitare che ci siano sul mercato denominazioni non corrette, prodotti contraffatti, eccetera, eccetera, e ovviamente si occupa anche della promozione, quindi di far conoscere sempre più il prodotto sia, diciamo, a livello locale, nazionale, ma anche nel mondo intero. In questo periodo la raccolta si è completata? Sì, siamo praticamente proprio, ecco, ormai agli ultimissimi fiori. Poi il tempo, insomma, in questi ultimi giorni è stato un po' brutto e quindi ha accelerato un pochino il termine. Però insomma quest'anno comunque abbiamo avuto una buona raccolta molto concentrata, che ci ha creato un pochino di problemi come produttori, perché in pochi giorni sono venuti fuori tutti i fiori insieme. È vero che c'era qualche problema a trovare chi, esatto, veniva a raccogliere? Sì, in effetti proprio perché è successo tutto a tutti negli stessi giorni, non abbiamo avuto neanche il modo di riuscire ad aiutarci tanto l'uno con l'altro come avviene di solito, e quindi alcuni produttori sono stati effettivamente in difficoltà per pochissimi giorni, però in difficoltà. Adesso facciamo un passo indietro, indietro, indietro. Sindaco, prima lei faceva riferimento a 700-800 anni, ma noi andiamo ancora più indietro, una brevissima scheda, perché ho trovato qualche curiosità in una vostra pubblicazione e ho voluta riportarla anche ai telespettatori. Vediamola insieme. Lo Zafferano nasce da una storia d'amore. La mitologia greca narra di un bellissimo giovane Crocus che si innamorò della favorita del dio Hermes. Il nume, per vendicarsi, trasformò il giovane nel bellissimo fiore dello zafferano. La storia è quindi antichissima. Omero, Virgilio, Plinio ne parlano spesso nelle loro opere ed Ovidio ne parla nella Metamorfosi. Se ne parla anche nella Bibbia e nell'Iliade. Dall'Asia la coltivazione dello zafferano arrivò in Tunisia, in Spagna ed in Italia per mano di un monaco domenicano della famiglia Santucci di Navelli. Fu il Santucci a piantare i primi semi nei suoi terreni. Lo zafferano a Navelli trovò un habitat molto favorevole, diventando un prodotto di qualità superiore a quello coltivato altrove. Nel 1989 è stato conferito allo zafferano dell'Aquila, prodotto nella piana di Navelli, il primato del mondo. Beh, primato del mondo, torniamo a lei, Presidente, questo è importante, no? Esatto, sì, è stato un riconoscimento arrivato nel 1989, dopo secoli in cui comunque lo zafferano prodotto sull'Altopiano di Navelli aveva già ottenuto questo riconoscimento sul campo, però grazie all'opera di Silvio Salvatore Sarra, che fondò proprio nel 71 la cooperativa, fu incentivata proprio il riconoscimento ufficiale, che fu dato in occasione di una conferenza internazionale scientifica in cui furono messi a confronto zafferani prodotti in varie parti del mondo e dell'Italia, e fu quindi provato scientificamente che i contenuti di principi organolettici tipici dello zafferano siano veramente effettivamente maggiormente concentrati nello zafferano prodotto sul nostro altopiano, quindi a suggello proprio di un successo che era comunque secolare, già riconosciuto sul campo. Sindaco, gli è piaciuto questo salto nel passato? Come e no? Il fatto che nasce da una storia d'amore questo zafferano? Sì, sì, anche mi se è piaciuto, mi ricorda un po' come la storia d'amore che vivo io, insomma, ecco, navellese che si accasa a Civitaretenga, dove poi c'è la sede della cooperativa dello zafferano, insomma, ecco, quindi una cosa, sì, tra l'altro potremmo ricordare che su uno dei portali della chiesa madre di Navelli appunto c'è questa ninfa scolpita che in realtà ricorda un po' questa storia, quindi un po' il sacro e il profano che si uniscono, si intrecciano, insomma, ecco. Certo che la storia è interessante e noi la vogliamo anche valorizzare, insomma, ecco, proprio in chiave di quello che dicevamo prima, perché chiaramente
finalmente oggi abbiamo capito che attraverso questo prodotto, devo dire che io da sindaco ci ho sempre creduto e il presidente credo che me ne potrà dare atto, cioè credo che da quando c'è questa amministrazione abbiamo sempre cercato di avere rapporti di collaborazione, di forte collaborazione con i produttori chiaramente che sono il primo livello, ma poi con la cooperativa e con il consorzio che rappresenta l'unità, l'interezza dei produttori di un territorio, e quindi abbiamo sempre dato molto aiuto a loro. Quando parlo di aiuto non parlo di aiuti economici, ma sostegno, anche il semplice sostegno di dire andiamo avanti, crediamo in questo progetto. Quindi abbiamo dato a loro una sede, abbiamo fatto anche dei progetti europei per valorizzare lo zafferano, e tutto questo oggi piano piano, mattoncino dopo mattoncino comincia a dare questi risultati, perché vedere anche nella stagione che si sta concludendo presenze turistiche importanti, ci sono state giornate in cui abbiamo avuto la presenza di 5-6 pullman, oltre poi a decine di autovetture o qualche pulmino più piccolo, quindi tutto questo chiaramente ci fa ben sperare per andare avanti, per credere a questo prodotto. Poi torniamo a parlare proprio di questo turismo esperienziale, certo, di come è stata l'estate, insomma, che si è conclusa di qualche mese fa. Presidente, torniamo invece alla produzione, quanto se ne produce quest'anno, lei ha già detto prima, però torniamo a parlare anche di questo. Sì, in effetti, ecco, ora non abbiamo ancora i dati ufficiali quest'anno, al di là delle sensazioni proprio dei giorni di raccolta diretta. C'è da dire che in particolare nel periodo post-terremoto c'è stato un calo di produzione e si temeva, diciamo, un pochino il peggio, perché eravamo arrivati sull'ordine dei 12-13 kg di zafferano certificato in tutta l'area, quindi veramente molto poco rispetto ai 40-50 del periodo fino al 2009. E ovviamente numeri che non hanno nulla a che vedere con il passato, ma che ovviamente oggi sono, diciamo, un pochino improponibili. Però già invece negli ultimi 2 anni siamo tornati sul livello di circa 25 kg di prodotto certificato e soprattutto abbiamo avuto il coinvolgimento di nuove forze lavoro, nuovi produttori, seppur piccoli, ma soprattutto giovani che hanno avviato le produzioni, e questo anche, diciamo, l'abbiamo un pochino anche sostenuto, l'abbiamo un pochino voluto grazie all'iniziativa della Banca dello Zafferano, con cui con consorzio cooperativa abbiamo dato la possibilità a giovani di impiantare per la prima volta una produzione di zafferano con un comodato gratuito di bulbi che ovviamente non ha i suoi frutti proprio istantanei, però nel corso di 4-5 anni siamo riusciti a coinvolgere diversi nuovi produttori e quindi abbiamo aumentato sia il numero di produttori sia le quantità di prodotto certificato finale. Questo ci fa ben sperare, insomma, anche perché il prodotto zafferano ha comunque di suo che ha un riconoscimento anche nel prezzo, quindi rispetto a tante coltivazioni, tanti prodotti della terra che invece devono essere un pochino svenduti dai produttori, riesce, insomma, cerchiamo di mantenere anche il prezzo in modo tale da gratificare chi produce, perché poi è chi effettivamente merita, diciamo, di avere il riconoscimento. Qualche curiosità: è vero che va raccolto lo zafferano all'alba, e perché? Iniziamo da questo. Esatto, sì, è una delle caratteristiche proprio del nostro metodo di produzione dello zafferano. Ci sono tanti piccoli particolari che caratterizzano la nostra produzione e che sono stati poi, diciamo, tramandati di generazione in generazione proprio da quando il monaco Santucci portò i primi bulbi a Navelli. La raccolta avviene all'alba per un motivo fondamentale dal punto di vista della qualità, perché il fiore, quando è chiuso, protegge, quindi i petali proteggono il pistillo dalla luce del sole, che altrimenti farebbe cominciare a perdere le proprietà organolettiche. Quindi raccogliere il fiore quando è chiuso significa avere un prodotto migliore al termine del processo produttivo. E
ma non solo, perché quando è chiuso si raccoglie molto più velocemente, per cui la raccolta va spedita. Quando i fiori cominciano ad aprirsi c'è l'allarme, per cui bisogna chiamare nuove forze e bisogna andare sul campo in più persone per dare una mano, perché si impiegano anche 5 volte in più a raccogliere i fiori. E nel corso del giorno, quindi soprattutto quando c'è il sole alto, il prodotto comincia a rovinarsi, e quindi anche, diciamo, c'è anche una perdita sia di qualità che di quantità che va evitata. Per questo si inizia molto presto la mattina. Poi è vero che, essendo fine ottobre, il molto presto viene un po' mitizzato con l'alba tipo alle 5 di mattina, ma in realtà alle 5 è ancora buio pesto, quindi basterebbe, diciamo, andare le 7, va benissimo, insomma. Un'altra curiosità: è vero che ogni anno si cambia il terreno dove si semina o no? Altra, questo me l'ha detto un sindaco. Altra caratteristica della nostra produzione è proprio la rotazione annuale dei campi, che è fondamentale perché attraverso la rotazione i campi hanno modo di recuperare le sostanze nutritive che ovviamente favoriscono la crescita dello zafferano. I bulbi non vengono attaccati da parassiti, da muffe, da funghi che altrimenti potrebbero insidiarsi sul terreno e quindi colpire poi il bulbo. E si ha anche lì un'attenzione alla qualità, perché lo zafferano prodotto in un campo sempre diverso ha una qualità maggiore che mantenendolo invece in campi, quindi in produzioni pluriennali, come avviene in gran parte delle produzioni mondiali. Questo comporta ovviamente anche lì una maggiore manodopera, un maggior lavoro, perché ogni anno bisogna fare espianto e trapianto, e anche una disponibilità di campi, perché ovviamente ogni anno bisogna cambiare campo e non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni, come da disciplinare. Tutte le cose che cito sono riportate fedelmente nel disciplinare ministeriale, che proprio regola tutta la produzione di zafferano. Questo che significa anche avere questa denominazione? Esatto, questo significa che tutto viene anche controllato dall'autorità che nel nostro caso è la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, ora che L'Aquila e Teramo sono unite, e quindi si possono anche subire dei controlli in campo in cui viene proprio verificato il tipo di coltivazione. Ogni anno bisogna ripetere la domanda con una nuova cartella, quindi con la particella catastale, eccetera, proprio per controllare da tutti i punti di vista che si rispetti il disciplinare. Ecco, sindaco, torno a lei. Proprio lei mi aveva spiegato alcune cose in una passeggiata in un bellissimo campo. Parliamo della fondazione, del progetto con la Fondazione Sarra. Poc'anzi questo nome l'aveva fatto proprio il presidente. Sì, la Fondazione Sarra nasce dopo, purtroppo ahimè, la scomparsa del nostro compianto presidente della cooperativa dei produttori di zafferano, Silvio Salvatore Sarra, ad opera chiaramente della famiglia, e con un obiettivo ovviamente quello molto, molto nobile di aiutare la ricerca nel campo delle gravi malattie come quella della leucemia, tant'è vero che promuovono anche ad esempio la raccolta del sangue una volta l'anno proprio a Civitaretenga nel paese di Silvio. Però chiaramente ha anche altri scopi la fondazione, quindi quella anche e soprattutto di promuovere la produzione e la valorizzazione dello zafferano. Quest'anno la fondazione ha partecipato a un bando della Fondazione Carispac proprio basato sul turismo esperienziale. Se non ricordo male, credo che sia stato uno dei migliori progetti ammesso a finanziamento. E fondamentalmente la fondazione che cosa ha pensato di fare? Ecco, oggi, premesso che nei nostri territori e comunque per via anche della pandemia va molto di moda il turismo vissuto, o comunque non un turismo di 15-20 giorni, a volte periodi molto brevi di 2-3 giorni, qualcuno arriva una settimana, però vogliono vivere l'esperienza su un territorio dall'A alla Z. La fondazione ha pensato a questo progetto molto bello, quindi ha ospitato gruppi, famiglie che dalla mattina alla sera hanno fatto questa esperienza, quindi dalla raccolta la mattina molto presto alla sfioratura, fino ad arrivare alla tostatura, fino poi ad arrivare la sera alla degustazione di prodotti fatti a base di zafferano. E
come dicevo prima, c'è stato un riscontro veramente importante in termini di numeri, magari poi il Presidente qualche numero ce lo dà, e crediamo che sia un po' anche il futuro, perché peraltro questo tipo di turismo sta andando bene, magari ecco, potrà essere ripetuto anche su altre tipicità del nostro territorio, penso per esempio ai ceci bianchi e rossi di Navelli, per dire, però ecco, siamo soddisfatti, credo che la fondazione ne sia ampiamente soddisfatta, credo, se non ricordo male, ci sarà un grosso convegno nel mese di dicembre per presentare tutti i risultati ottenuti, ma credo che poi c'è poco da presentare, perché il sindaco, ma non solo il sindaco, i media, i giornali in generale hanno certificato questo evento legato allo Zafferano. Basta guardare su internet qualunque giornale, qualunque televisione. Ne hanno parlato tutti. Veramente... Non voglio fare pubblicità a varie testate, ma insomma il grido d'allarme lanciato dal presidente del consorzio Massignano sulla manodopera, e poi ha fatto il giro del mondo. Abbiamo rilasciato delle interviste io e lui, e dobbiamo dire che alle 8 di sera, alle 20 di sera di quel giorno sono scoppiati i telefoni, sono impazziti i telefoni a Navelli, perché tutti, vi posso assicurare, un riscontro, cioè che chiamavano perché avevano voglia o comunque ci volevano venire ad aiutare a raccogliere lo Zafferano. Una cosa certificata, quindi che devo dire, viva questo progetto. Ecco, facciamoci dare qualche numero, perché poi le statistiche le fanno loro. Sì, abbiamo appunto con la Fondazione Sarra abbiamo presentato questo progetto e l'abbiamo portato avanti per tutto il periodo della raccolta, indicativamente dal 15 ottobre fino praticamente al weekend scorso. E abbiamo avuto presenze importanti, alcune domeniche, insomma, parliamo anche di 300-400 persone nella giornata, insomma, festiva, ovviamente nei giorni feriali un pochino meno, però sono stati almeno 2-3 settimane intense ogni singolo giorno. Abbiamo ospitato quindi gruppi con di tour operator che hanno organizzato proprio la visita nei nostri borghi, con l'esperienza della raccolta dello Zafferano e tutto quello che c'era anche dietro. Abbiamo avuto la collaborazione con delle scuole, anche con una scuola primaria dell'Aquila, che quindi quest'anno, con il fatto ancora del Covid, non era possibile prevedere la visita d'istituto, però abbiamo organizzato la visita attraverso il coinvolgimento delle famiglie. Abbiamo avuto diverse persone che sono venute anche a dormire nel nostro borgo, quindi la collaborazione c'è stata anche con la cooperativa di comunità che gestisce l'ostello sul tratturo proprio nel convento di Sant'Antonio a Civitaretenga, coinvolgendo comunque anche le altre strutture sul territorio, i ristoranti per la parte, diciamo, ovviamente della ristorazione, perché ovviamente la presenza dei turisti poi genera tutto un meccanismo, un'economia che si crea. E ovviamente abbiamo cercato di offrire un po' qualcosina in più, quindi oltre all'esperienza diretta in campo e poi la sfioratura, la dimostrazione della tostatura, eccetera, abbiamo fatto anche dei workshop proprio di degustazione, e anche abbiamo unito anche l'attività ad esempio della tintura della lana con gli scarti della lavorazione dello Zafferano, che portiamo avanti da 2 anni in collaborazione con Aquilana di Valeria Gallese, che ha il negozietto a Santo Stefano di Sessanio, e quindi la possibilità anche di scoprire, diciamo, delle attività sempre con la possibilità di toccarle con mano, che però insomma non sono neanche da tutti i giorni, quindi sono state molto apprezzate dai turisti, e questo ci fa anche ben sperare anche per non puntare solo sul periodo estivo, ma ecco, sfruttare anche questo periodo autunnale per poter coinvolgere comunque anche le strutture turistiche e richiamare comunque sempre più persone. Quindi abbiamo collaborato anche con l'Infopoint dell'Aquila, per cui turisti che erano nella città dell'Aquila ci hanno chiamato appunto per venire a scoprire lo Zafferano. Quindi un insieme di cose, comunque un insieme di collaborazione, un network che si è creato, che ha generato sinergia e quindi diciamo ha un
un buon auspicio per i prossimi anni. C'è poi anche una ricerca dell'università per le proprietà dello Zafferano. Esatto, perché poi oltre alla parte diciamo più turistica, comunque lo Zafferano e oltre ad essere utilizzato in cucina ha delle proprietà anche conosciute già dall'antica Grecia come medicinale, come farmaco, e si stanno studiando anche nuovi utilizzi dello zafferano. Allora pensate che già veniva utilizzato nell'antica Grecia e quindi ci sono state delle ricerche negli anni scorsi per cui per esempio è stato provato che l'utilizzo regolare dello zafferano rallenta l'insorgenza di malattie degenerative della retina. Quindi ci sono persone proprio che ci chiedono la prescrizione medica proprio per utilizzare zafferano a questo scopo. Veniva utilizzato da Cleopatra come cosmetico e quindi ad esempio ora collaboriamo con la Tindora Cosmetics dell'Aquila per la realizzazione proprio di cosmetici di alta gamma basati sullo zafferano. Ora c'è questa nuova ricerca con l'Università d'Annunzio di Chieti Pescara proprio per recuperare un prodotto di scarto della lavorazione che è i petali, perché sono state scoperte delle crocine contenute nei petali che hanno un effetto antinfiammatorio a livello di apparato digerente e quindi l'obiettivo della ricerca è proprio sintetizzare queste crocine per dar vita magari ad un nuovo farmaco che possa aiutare appunto chi ha problemi di infiammazione dell'apparato digerente. È un progetto appena partito, abbiamo fornito i petali come consorzio proprio all'università per le analisi, quindi per effettuare questo studio e aspettiamo insomma ora i risultati. Sindaco, ogni anno dunque si aspetta questo miracolo di vedere questi campi che si tingono di viola ed è il miracolo dello zafferano, no? che fiorisce. Sì, sì, un miracolo e come abbiamo sentito è un miracolo continuo, no? Cioè anche questo progetto ultimo dell'Università di Chieti credo che sia l'ennesima riprova dell'alta qualità di questo fiore, di questo piccolo fiore viola che però ecco nel mese di ottobre-novembre colora tutti i campi della piana di Navelli e non solo e quindi che dire, veramente mi sembra nella scheda storica si parlava di un miracolo, di una storia, una storia d'amore e quindi veramente ne siamo veramente orgogliosi e ci crediamo a tal punto che chiaramente aiutiamo e cerchiamo poi di collaborare. Ecco, l'iniziativa con l'Università di Chieti non nasce per caso, nasce chiaramente da uno studio fatto negli anni, noi ci abbiamo creduto e loro ci hanno creduto soprattutto perché io qui non posso rivendicare se non il mio territorio in termini di clima, di questo, cioè tutto ciò che riguarda la mia parte come sindaco, però poi la bravura va riconosciuta ai produttori innanzitutto che ne sono tanti e poi soprattutto voglio fare un incoraggiamento a tutti quei giovani che si stanno avvicinando alla coltivazione dello zafferano, ma soprattutto alle tante persone anziane che ancora oggi vanno a raccogliere lo zafferano la mattina molto presto e vedere una persona a volte anche di 90 anni raccogliere lo zafferano, veramente è un miracolo e probabilmente io dico che posso dirla questa, che probabilmente l'altro miracolo che fa lo zafferano è la longevità di queste persone. Allora, quindi io vi invito a venire a raccogliere zafferano, a consumare zafferano, a venire a vivere a Navelli, perché probabilmente un altro appello che o comunque che mi sento di dire è che in questi borghi bisogna viverci, bisogna starci. Ecco, noi siamo pronti ad ospitare amici che dovessero venire da Pescara, da Chieti, piuttosto che da Lanciano o da Roma per una qualità di vita superiore, migliore, una vita fatta di ambiente, di cose buone, di cose naturali e soprattutto di aria buona. A proposito, abbiamo avuto la certificazione di Borgo del Respiro, che sono in Italia soltanto 21 località dove la qualità dell'aria è da considerarsi proprio come se fosse una cura, ecco, un centro benessere. Grazie. Quindi, sindaco. Dottoressa, grazie. L'aspetto lei, ma non perché ne ha bisogno, per carità di Dio, ci mancherebbe. Sono venuta di recente e tornerò volentieri. 10 secondi per concludere da parte del consorzio. Sì, vi aspettiamo a Navelli e dovunque voi siate, insomma, con il nostro zafferano dell'Aquila DOP. Bene.
bene. Ovviamente tante notizie, tante curiosità e tanto altro domani nell'inserto in edicola con il quotidiano Il Centro. Abruzzo dalla terra al mare, e non poteva mancare questo approfondimento con l'oro rosso d'Abruzzo, che è appunto lo Zafferano. Grazie per averci seguito, grazie al Sindaco e al Presidente del Consorzio. Grazie.